che ha fatto una gran bella prestazione, abbiamo giocato da grande squadra, mi sento di dire che li abbiamo messi sotto. Prima di parlare della partita, mi spieghi per favore il secondo gol che abbiamo preso, che noi non l'ho visto, perché ti dico sinceramente, ero in giro di esultare con i miei tifosi e mi sono perso il loro gol e sono rimasto come un baccalà. Ma guarda, è partita una palla dalla loro difesa in attacco diretto sull'attaccante, l'attaccante ha fatto una girata dentro verso l'area di rigore, un rimpallo, noi eravamo in controllo, un rimpallo, sbuca la palla, finisce nei piedi di un loro giocatore e trova un gol, quindi peccato perché abbiamo fatto un'ottima partita di nuovo e non portiamo a casa il bottino pieno, però non dobbiamo, come posso dire, allinearci agli stregoni, agli illusionisti, noi dobbiamo rimanere su quello che realmente è successo. La partita dice e dà dei numeri sui quali noi facciamo affidamento, siamo fiduciosi, abbiamo una squadra che la seconda domenica di campionato ha già tirato fuori tre prestazioni importanti, una vittoria e due pareggi, vittoria di Coppa Italia, due pareggi dove dobbiamo avere la forza di accettarli e non andare a cercare altre situazioni. Per vincere dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo fatto molto di più di domenica Vado. Oggi praticamente abbiamo creato 5-6 palle gol veramente importanti. Sì, quindi vuol dire che abbiamo alzato il livello rispetto a Vado, mi fa piacere, me ne rendo conto anche io, anche se poi ho piacere sempre di rivederla con un po' più di serenità la partita, però dispiace veramente solo per una cosa, ti dico la verità, l'infortunio di Todisco è quello che in questo momento mi pesa di più, perché ho paura e spero che non sia un infortunio troppo lungo, che sia un infortunio che con un paio di mesi vada a posto. Speriamo anche meno, stasera farà una risonanza. Non la farà stasera perché bisogna far passare 48 ore, però in settimana sapremo qualcosa, quindi la speranza è che possa non essere la cosa peggiore. Però Tambussi dopo 5 minuti, come mi diceva il mio collega Gianmarco, dopo 5 minuti a freddo è entrato, ha fatto una gran bella prestazione e anche lui poteva mettere il punto esclamativo sulla partita, ha avuto una grandissima occasione, vero Gianma? Io non credo di dire una cosa, cioè di dirla perché voglio portarmi qualcosa a favore mio, ma il miglior giocatore del Casale è il portiere del Casale. Portiere ha tolto 3-4 palle dentro l'area di rigore, ha fatto parate importanti, su 3-4 traversoni, cross, ha dato molta sicurezza, ha chiuso lo specchio in più di un'occasione, quindi credo che insomma questo sia un dato sicuramente. Non lo dico a microfoni aperti, lo dico poi a microfoni spenti, che cosa ho detto io. No, adesso. All'allenatore del Casale. Dobbiamo lavorare su quello che abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, 3 ottime prestazioni, mi riferisco alle partite ufficiali di Coppa Italia e di campionato. Siamo dispiaciuti perché con la cornice di pubblico che c'era oggi, regalare una vittoria ai nostri tifosi. Però siamo usciti comunque da vincitore. Usciti con l'affetto della nostra gente. E questo vuol dire che comunque loro hanno percepito il cuore, la fatica, il sacrificio, la voglia di regalare una vittoria che purtroppo non è arrivata, ma arriverà. E quindi insomma siamo dispiaciuti, ma allo stesso tempo consapevoli che il lavoro che stiamo facendo è buono. Poi i due cambi che hai fatto, Sacca e D'Arcangelo, sono stati veramente ottimi perché siamo andati in vantaggio con loro, hanno dato la svolta alla partita. Sacca nel quarto d'ora, 20 minuti che è stato in campo, lasciami dire che è stato devastante perché ha superato 2-3 volte il suo avversario, proprio se l'è bevuto, sembrava che avesse il motorino, e quindi puoi contare su 15-16 giocatori, ma anche di più, anche di più perché anche Matteo ha fatto una gran bella partita. Roma gli ultimi 10 minuti è entrato molto bene, ha dato un po' di freschezza, di qualità al centrocampo che ha lavorato tantissimo e quindi era un po' in fatica. Tambussi ha sostituito Todisco è un giocatore difficile da sostituire, quindi
ha fatto una gran partita, perciò siamo anche contenti. Perché tu hai preparato la partita in un certo modo, comunque mi hai sorpreso con Coccolo, perché tutta la settimana e anche a Vado ho visto che Coccolo non è mai partito dall'inizio, invece oggi è partito dall'inizio, vuol dire che sta bene. Incomincia a star bene, mi fido di lui assolutamente, lui è un giocatore importante, come lo è Sacca, come lo è Manasir, come lo è Romairone. Anche se lo hai ripreso due o tre volte, perché non è stato rapido in certe situazioni in area. Sì, beh sai, lui mi ha abituato insomma, a determinati standard di rendimento. Il campionato Per farcelo arrivare ha bisogno di giocare e quindi oggi gli abbiamo dato insomma una bella fetta, una settantina di minuti, quindi Sacca è già entrato bene a partita in corso, Manasia comincia a stare bene, sta arrivando anche lui, è stato Gomez ha fatto un lavoro importante, ha retto bene palla, ci ha dato grande solidità là davanti quando mettevamo i palloni d'area di rigore. Magari lui non ci è arrivato, ma magari il fatto che lui attirasse le attenzioni su di sé ha dato modo ad altri di essere comunque un po' più liberi per andare ad attaccare lo specchio della porta. Ha avuto un'altra occasione importante, Matera di testa. Vero. Ok, quindi sono tante le Posso dire che c'è stato negato un rigore anche oggi? Io guarda, sono sincero, più che il rigore negli ultimi 10 minuti ci sono state un paio di situazioni dove un fallo su Tambucci veramente eclatante e un tocco di mano che si sono tramutati in due situazioni offensive per loro, quando probabilmente se pigliamo fallo noi rimaniamo nella loro metà. Il calcio di rigore di Vado ce lo siamo persi, ma ti garantisco che quello di oggi non ce lo siamo persi. E vedrai che stavolta mi chiamerai e dirmi: ma sai che forse avevi ragione, che c'è un rigorino per noi? Ma guarda, io sono... ci non ti attacca il bisogno. No, perché la squadra ha prodotto tanto, le idee ci sono, i ragazzi vedo che comunque erano dispiaciuti, ma guardiamo avanti. Siamo alla seconda di campionato, comunque abbiamo fatto 3 buone prestazioni, ci aspettavamo la vittoria, non è arrivata, dobbiamo essere ancora più arrabbiati per la prossima. Grazie mister. Grazie mister, buona partita, buona settimana, ci vediamo in settimana e poi ci vediamo sabato a Stresa, ragazzi. Forza Leone. Allora, seconda di campionato, anche il 2-2, Tato, una tua prestazione l'ho definita scintillante, mi sei piaciuto tantissimo dal primo al 75esimo che sei stato in campo, hai fatto un gol. Tu hai visto dall'inizio che volevi incidere su questa partita, volevi mettere il tuo punto esclamativo, ce l'hai fatta e sono contento, anche se questo risultato ci lascia tanto amaro in bocca. Beh, i derby sono così, sono partite combattute e bisogna mostrare carattere, voglia di vincere, soprattutto quando giochiamo qua a Tortona. L'abbiamo fatto per tutta la partita. Abbiamo fatto una grandissima partita, possesso palla, occasione, partita maschia sotto punto di vista, tanti punti di vista. Credo che non c'è nulla da dire ai ragazzi, dobbiamo essere solo più attenti in certi momenti di non fare qualche regalo, ma loro lo sa che possono capitare errori così, ma dobbiamo evitare e sono sicuro che nelle altre partite ci dà una grossa mano. Oggi non era facile, abbiamo incontrato una squadra fortissima, preparata, la quale l'allenatore conosco benissimo, l'ho già avuto a Chieri, e niente, solo applausi per la partita che abbiamo fatto in campo, ma soprattutto anche fuori di campo, perché abbiamo visto un Coppi bellissimo, un Coppi pieno. Devo ringraziare la nostra casa nostra, con di casa, piena, sì. Bellissimo. Devo solo ringraziare da parte del gruppo, dove abbiamo visto un tifo incredibile che solo qua a Tortona si vede. La prima cosa che hai fatto da buon capitano, appena abbiamo preso il gol, il primo, sei subito andato da Edo a rincuorarlo, l'hai abbracciato, l'hai caricato, sì. E gli hai detto: ci sono ancora 70 minuti da giocare, quindi certo, errore può capitare a un ragazzo giovane, poi fa un ruolo dove non può sbagliare, sbagliano in Serie A, gli ho dato un abbraccio come giusto che sia, infatti siamo andati dopo 10 minuti dopo pareggiata, siamo andati avanti perché volevamo vincere, siamo andati pure in vantaggio, poi alla fine è successo quello, poi la lucidità, la stanchezza l'abbiamo pagata,
però non c'è niente da dire, grande partita da parte di tutti. Grande partita da parte di tutti. Oggi mi sento di dire che come settimana scorsa Procopio lo abbiamo messo, l'abbiamo elogiato, oggi tu dal primo minuto hai voluto mettere, come ti dicevo prima, essere incisivo su questa partita, hai fatto un gol bellissimo, hai tagliato sul primo palo, hai preso il tempo il difensore, l'hai messa dentro, veramente una gran bella partita, una settimana dove si è lavorato tantissimo, vi ho seguito tantissimo, è stato veramente tanto bel lavoro su tante situazioni, quindi speriamo di avere, adesso abbiamo fatto due partite con due squadre, diciamo se non al nostro livello, tanto, ma siamo lì. Stiamo lavorando tantissimo. Speriamo di respirare sabato con lo Stresa. Speriamo, tanto non sarà facile anche a Stresa, perché sono tutti preparati, sono tutti che ci aspettano, abbiamo affrontato due partite molto importanti come Vado e Casale. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi e di avere la forza già da partire da martedì con il piede giusto, perché ci aspetta già sabato, se non sbaglio, una partita importante. Sì, giocheremo sabato, sì. Poi giocheremo giovedì, quindi cominciamo già ad avere delle partite che si susseguono al ritmo di 3 alla settimana, avete modo di lavorare sia in campo che durante la settimana, quindi speriamo di andarci a prendere quello che abbiamo perso oggi. Al mister del, che lo sentiamo spesso in trasmissione, al mister del Casale gli ho detto che i punti ce li riprendiamo al ritorno, quelli che oggi ci sono stati scippati, quindi va bene così. Va bene così, il campionato è lungo e se sospettiamo a Ciccio Todisco aspettiamo belle notizie. Ecco, quella lì secondo te, però so che è tornato a casa, è tornato nello spogliatoio. Adesso, fin quando non si fanno l'esame proprio profondo, non riusciamo a saperlo, però siamo tutti per lui che tifiamo. Ha preso il video da me, tanto. Sì. Al ginocchio. Grazie tanto. Grazie di tutto. Buona serata a tutti. Buona serata.